incontriamo un altro personaggio qui in Agricoltura Oggi, in questa puntata 1093. È Luigi Valori, appassionato vignaiolo bio. Parliamo anche con lui di questo strano momento di confinamento e come ha vissuto questo periodo così difficile. Cominciamo proprio da qui. Allora, trovo le tue domande molto molto pertinenti e soprattutto sono contento di poter risponderti in modo molto sintetico. Naturalmente ti posso dire che io ho vissuto questo momento di quarantena in modo abbastanza, all'inizio abbastanza serrato, poi in realtà abbiamo ricominciato quasi subito a lavorare in campagna, quindi sono stato quasi tutti i giorni nelle vigne, quindi ti posso dire che fortunatamente io non ho vissuto drammaticamente questa segregazione. È un periodo nel quale i produttori, come sappiamo, hanno cercato di percorrere altre strade, quelle che ci sono messe a disposizione dalla più moderna tecnologia. Ma qual è la valutazione di Luigi Valori? Dico sinceramente che sono abbastanza pessimista. Pessimista perché purtroppo il prodotto vino è un prodotto fondato e concepito per essere relazionale, cioè è il prodotto relazionale per eccellenza. Non si può descrivere un vino su un video, non si può conoscere il produttore su un video, è tutto quello che è inerente all'attività enologica, all'attività agronomica, è uno di quei lavori che vanno diffusi con la presenza fisica, quindi la degustazione, il contatto con il produttore, questa relazionalità straordinaria che ha fatto il vino così importante, che lo ha reso quello che è, insomma, gli ha conferito tutta questa considerazione, no, a tutti i livelli, in tutto il mondo. Quindi non posso immaginare veramente come risolvere questo problema fino a quando non saranno ripristinate le condizioni per potersi veramente relazionare direttamente. Quindi spero solo che insomma, il vaccino ci salverà. Sebbene queste nuove tecnologie non convincano di tutto Luigi Valori per quanto riguarda il rapporto tra produttore e appassionato di vino, però il ruolo dei media, ci dirà tra qualche istante, per lui è molto molto importante. Dovranno stimolare, dovranno con la loro capacità, con la tecnologia, dovranno stimolare in qualche modo l'interesse per il nostro lavoro, l'interesse per il vino, e quindi trovo i mezzi di comunicazione fondamentali fino a quando non ci saranno le condizioni per poter riniziare un rapporto di relazionalità diretta con i produttori, con quindi tutte le manifestazioni che sono fondamentali, che sono insostituibili. Le conseguenze di questo lungo confinamento, come molti preferiscono dire lockdown, chissà perché abbiamo pensato potessero avere degli effetti anche dal punto di vista agronomico, ma ascoltiamo quello che ci dice Luigi Valori. Non è cambiato niente, anzi ti posso garantire che quest'anno l'annata sta andando in modo straordinario, è un'annata quasi perfetta, quindi che la natura sta facendo il suo ruolo, la natura non si arresta, in ogni caso le piante stanno benissimo e quindi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista produttivo stiamo andando alla grande. Il problema purtroppo sarà nel momento in cui arriverà la vendemmia. Perché? Perché è tutto bloccato, non abbiamo il posto. Riprendiamo da qui, da questo concetto: non c'è posto, ha detto Luigi Valori, il riferimento senza tanti giri di parole è all'invenduto. Quindi qua la questione sarà molto drammatica. Se
E sono abbastanza pessimista perché non, anche se c'è una riapertura dei locali, c'è una riapertura delle enoteche, di tutto, diciamo, di tutto quello che è la commercializzazione del vino, ma naturalmente non ce la faremo a smaltire, diciamo, la produzione, quindi ci saranno grossi, grossi problemi dal punto di vista proprio operativo. Questo è un momento difficile, poi tu sai che il vino è un prodotto di entusiasmo, di ottimismo. Io sono stato sempre molto entusiasta, molto ottimista, però ti dico la verità, adesso ho qualche, diciamo, problemino dal punto di vista psicologico. Però diciamo che, insomma, alla fine l'importante è la salute.